La chiusura del Tribunale di Piedimonte Matese ma anche delle sedi periferiche con il passaggio a Santa Maria Capoavetere e con il possibile passaggio a Napoli Nord sta creando preoccupazione ai cittadini dell'Alto Casertano e agli stessi addetti ai lavori. Noi siamo andati a sentire il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capoavetere Carlo Grillo in merito alla vicenda. Presidente, l'inaggebilità di alcune aule della struttura penale di Santa Maria Capovetere può aumentare la possibilità di un, eh, diciamo, di un, di, che questa città possa perdere questa struttura storica? Um, la problematica uh, attiene al rischio sismico. C'è agli atti una perizia di un ingegnere che uh, attesta che il 16 novembre 2016 il quinto e il quarto piano di dell'immobile dell di piazza della Resistenza diventeranno a rischio sismico. Eh, questo ha comportato un'immediata reazione da parte di tutte le, eh, le autorità competenti e interessate alla problematica, quindi al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello, alla Procura Generale, la Procura della Repubblica, il Prefetto, uomo di governo, il Commissario della città di Santa Maria Capoetere. Sulla scorta di questa perizia c'è stato l'allarme in quanto qualcuno ha pronunciato una bruttissima parola, sgombero, sgombero e trasferimento del Tribunale di Santa Maria Capovetere, storico tribunale che sta a Santa Maria Capovetere da oltre 200 anni, in altri posti come eh, Napoli e come Aversa, e dico Napoli Nord o come Caserta. E a questa parola di sgombero c'è stata la reazione immediata di tutto il foro e in particolare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Camera Penale. Per cui si è richiesto e ottenuto la formazione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Giustizia, presieduto dal capo di gabinetto del ministro, il dottor Melillo. A questo tavolo tecnico hanno partecipato tutte le autorità di cui ho fatto menzione in precedenza e dopo due o tre sedute molto travagliate si è giunta la conclusione che questo pericolo eh, di rischio sismico del quarto e quinto piano del Palazzo di Piazza del Senso possono essere affrontati e risolti con degli interventi Nell'immediato. Questa eventuale problematica potrebbe causare, arrecare ulteriori danni non solo ai comuni, al comune di Piedimonte, bensì ai paesi limitrofi? Il, um, il problema noi speriamo sia risolto, ma bisogna rimanere comunque vigili perché non possiamo dimenticare che la creazione di Napoli Nord è avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 agosto del 2013. Quindi. Possiamo temere che ci possa essere comunque qualche altro provvedimento. Eh, chiaramente il trasferimento del Tribunale di Santa Maria a Napoli Nord che inizierebbe col penale perché, nel palazzo di Piazza della Resistenza, eh, c'è solo il, il si tratta soltanto della materia penale, ma poi eh, a catena ci sarebbe comunque il trasferimento anche del civile del lavoro e di tutte le altre attività giudiziarie. E questo chiaramente comporterebbe un danno notevole per la città di Santa Maria Capoeira. Per quanto riguarda le ex i territori delle ex sezioni staccate come Piedimonte e Matese, si potrebbe addirittura ipotizzare che per non mandarci fino a La e quindi il Tribunale della Marina Nord, potrebbero addirittura staccare alcune zone e assegnarle al confinante Tribunale di Sernia o quello di Cassino. Ma speriamo che tutto ciò non accada. Effettivamente, questa carenza logistica c'è, perché non presupporre l'ipotesi di un ritorno alle sedi originarie, alle sedi periferiche? Questo sarebbe la, il desiderio di tutti quanti gli avvocati che risiedono nel territorio dell'ex sezione distaccata di Piedimonte Matese, ma insomma, rimane un attimino un desiderio, se non, al, se non addirittura un sogno, una chimera. Aggiungo anche che il. Il sindaco di Piedimonte, l'avvocato Vincenzo Cappella, quindi da buon collega, ha bloccato un attimo l'assegnazione della sede alla caserma dei carabinieri di Piedimonte proprio nella speranza che ci possa essere un ritorno alle origini. È vero che è in corso una seconda revisione della geografia giudiziaria che dovrebbe riguardare soltanto le sedi della Corte d'Appello, però eh, tutto è possibile, tutto è probabile, anche se io non credo a un ritorno del genere, anche perché è entrata da pochi giorni uh, in vigore una nuova riforma che prevede una nuova forma di, di giudice, un giudice onorario, che va un attimino a sostituire i giudici di pace, integrare addirittura la competenza di questi uffici, per cui direi che le, ex, le sedi degli attuali giudici di pace potrebbero uh, diventare addirittura delle sedi simili alle vecchie preture. E allora la cosa sare è ancora più uh, diciamo, non condivisibile perché il problema vero della giustizia, cioè la giustizia è morta quando sono state abolite le preture. Quindi fare tutte quest queste riforme che hanno fatto in vent'anni, quindi dal 97 ad oggi, partendo dall'abolizione delle preture, per ritornare a una quasi ripristina a un quasi. Ripristino delle sedi, delle preture, almeno come competenze, anche se poi il nome non sarà lo stesso, mi sembra una cosa veramente assurda e non condivisibile. E da